I 10 giocatori con più presenze nella storia della Juventus. Uno è molto complicato, quindi quando me lo direte voi potrete usare il bonus, un bonus extra, okay, oltre i 5 che ci sono. Va bene. E vi dico il nome. Civori. Non c'è. Boniperti. Boniperti. Boniperti c'è, è nono con 459 presenze. Quindi occhio a Bettega. Andiamo con Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero è primo con, okay, 705 presenze. Buffon. Gianluigi Buffon è secondo con 685 presenze. Dai, Chiellini giochiamoci. Chiellini. Chiellini è terzo con 561 presenze nella storia della Juve. Te la provo a sentire. Vai. Ferrara. Ciro Ferrara non è in classifica. Vai. Bonucci. Bonucci c'è, è in classifica, è sesto con 502 presenze. Antonio Conte. Antonio Conte non è in classifica. Camoranesi no? No, secondo me non no. Così tanto? Secondo me no. Quando volete giocarvi il bonus, io vi posso dire uno, un giocatore. Beh, giochiamoci. Giochiamoci. Sandro Salvadore. Ok. Decimo con 450 presenze. Bettica e Tardelli dobbiamo giocarceli. Più il primo che il secondo forse. Dai. Bettega. Bettega c'è, è settimo con 482 presenze, quindi sopra Gianpiero Boniperti. Marchisio lo proviamo. Vai, vai. Marchisio. Ma assolutamente no. Giochiamo di Scirea. Scirea. Che tanto Scirea c'è, è quarto con 552 presenze. Ok. Ce l'ho io, Dino Zoff. Mamma mia, quanto ce n'è, veramente. Dino Zoff è ottavo con 476 presenze. Vai. Parola. No, però era difficile. Il bonus è andato. Esatto. Era abbastanza complicato. Chi era? Giuseppe Furino con 538 presenze. Non ci saremmo mai arrivati. Era il più difficile.